E benvenuta o benvenuto nella seconda parte del video corso del taglio base maschile, ovvero tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico e pratico del video corso. In questo primo step andremo a individuare i piani e le aree della testa, quindi una sorta di mappatura del cranio, e lo faremo con l'ausilio di una testa studio rigida. La testina studio rigida è una testina con le sembianze femminili, ma questo non cambia niente, perché comunque le zone della testa e le aree e i piani sono identiche, sono la stessa cosa. Quello che io eseguirò sulla mia testina studio, tu lo riporterai pari pari sulla tua testina studio. Se non hai la testina studio e hai deciso di non acquistarla, non importa, perché io ti ho messo a disposizione delle schede da disegno per poter realizzare tutti gli schemi che andremo a fare man mano durante il corso. Se poi tu sei tra quelli che hanno già acquistato il video corso femminile delle quattro forme di taglio base, allora non c'è problema, perché potrai passare allo step successivo, perché sai già quali sono i piani e le aree della testa. Nel secondo step, questo video corso, imparerai a conoscere tutti gli strumenti che dovrai avere a disposizione, prima di iniziare con l'aspetto tecnico. Quindi ti farò vedere una prima impostazione che ti servirà per iniziare subito con la pratica, e successivamente approfondiremo durante l'esecuzione dei vari tagli. Nel terzo step inizieremo subito a individuare quali sono i quattro principali metodi di taglio, iniziando con l'esecuzione del primo metodo, e cioè la forma solida, quindi la forma piena, il classico caschetto per intenderci. Successivamente passeremo al metodo graduato, quindi la graduazione, poi il metodo a strati progressivi e, per finire, e non meno importante, il metodo a strati uniformi. Nel metodo a strati uniformi ci soffermeremo un pochino di più, perché andremo a vedere qual è la variante degli strati uniformi di cui ti parlavo nella parte del podcast. Quindi il taglio planare, la tecnica di taglio planare che viene usata particolarmente sul taglio maschile, e andremo a vedere qual è nello specifico. Tieni presente che per ogni metodo di taglio prima effettueremo il disegno sulla nostra testina rigida su quello che dovrà essere la tecnica da adottare per ogni singolo taglio. Quindi per ogni singolo taglio prima facciamo un disegno per identificare quella che è la tecnica che andremo ad utilizzare per il taglio stesso. Stai molto attenta o attento, perché questo aspetto molto ma molto importante ti permetterà di focalizzare bene e meglio quali sono i passaggi che andrai a fare prima dell'esecuzione di ogni singolo taglio. Tutto questo lo faremo su un'unica testa da taglio, mantenendo delle lunghezze moderate, affinché possiamo effettuare tutti e cinque i metodi di taglio. Quindi useremo una prima testina per andare a individuare quali sono le cinque forme di taglio, quindi i cinque metodi, le cinque tecniche che andremo a sviluppare. La stessa cosa faremo per quanto riguarda la barba. Useremo gli stessi metodi, adattandoli a quello che è l'aspetto secondario, ma non meno importante, del taglio maschile, cioè la barba. Nel quarto step approfondiremo tutte le tecniche di taglio, usando i vari strumenti a disposizione, quindi forbici lisce, forbici a denti, sfilzino per capelli, macchinetta e rasoio da barba, con una particolare attenzione ai tagli corti sfumati, che è l'aspetto primario del taglio base maschile. Quindi imparerai a sfumare i capelli a mano libera o con la macchinetta, perché è da questo importante passaggio che si determina l'aspetto professionale del parrucchiere. Quindi ti elencherò con molta attenzione quali sono tutte le cose da fare e tutte le cose da non fare. Infine, nel quinto ed ultimo step, ci concentreremo particolarmente sulla barba, per cui sarà importante l'aspetto manuale, come tagliare e impostare una barba, l'aspetto estetico della barba, tutti i trucchi per realizzare una barba fatta ad hoc e tutte le cose da fare e da non fare. E tutto questo penso che sia abbastanza materiale per iniziare subito a farti divertire con il taglio base maschile. Quello che ti consiglio è di armarti di attenzione, passione ed entusiasmo. E se sei pronto, ti aspetto sul video corso del taglio base maschile. Ciao a tutti!